Ciao! Oggi puntata di Try On A Wool sul mio canale. Ci saranno due look differenti. Segui il video fino alla fine e poi scrivimi sotto nei commenti qual è il tuo look preferito. Adesso è ora di iniziare. Il primo outfit che ti farò vedere è questo. Gonnellina rossa, abbastanza corta, poi vedrai ovviamente quanto è corta. Tessuto leggero, sintetico, al centro c'è uno strass molto carino, una gonnellina semplice ma un po' sbarazzina. Cosa abbinerò a questa gonna? Questo top, sempre di colore rosso, un top a fascia, sempre sintetico, leggero, molto semplice. Il tutto abbinato a un paio di scarpe da principessina, color argento, brillantinato, come vedi, sono brillantinate. Tacco 8,5, quindi non molto alto, però quel tanto da risultare slanciata in questo look. Ma adesso è ora di fare la prova. Via con il look numero 1. Come outfit numero 2 indosserò questa maglia di cotone a maniche lunghe, ideale per le mezze stagioni. Come puoi vedere ha delle righe e una scollatura a V sul davanti e anche un colletto quasi tipo polo, camicetta, quindi è una maglia non eccessivamente sportiva, quindi può essere abbinata anche a diversi tipi di pantaloncini o una gonna. Dietro è così, sempre tutta righe, color bianco come avrai già visto, e la cosa bella è che è un po' corta, non è eccessivamente lunga, quindi come piace a me, però neanche eccessivamente corta e non è eccessivamente sottile in modo tale che volendo si può anche indossare in ombra, quindi senza reggiseno, se sei abituata a non portare il reggiseno, oppure ovviamente con il reggiseno se di solito lo porti, se ti è più comodo portarlo. A cosa abbinerò questo maglioncino? A questo paio di jeans,
color nero, jeans lunghi ovviamente. Sono molto belli perché sono fatti in una maniera un po' particolare, ovvero sono quasi come un paio di pantaloni della tuta, nel senso che il bottone è finto, nel senso che non si apre, non ha la cerniera e però appaiono come un paio di jeans. Dietro hanno le tasche e in fondo hanno uno spacchetto con questa zip. Io l'ho trovato molto carino, un particolare che gli dà quel tocco in più. Questi pantaloni possono essere abbinati sia a un paio di scarpe da ginnastica con un outfit sportivo, ma volendo anche con un outfit un po' più elegante, ad una scarpa con il tacco. Questa volta io abbinerò un paio di scarpe da ginnastica color bianco. Adesso via con la prova dell'outfit numero 2. Piaciuti il look numero 1 e il look numero 2? Adesso sono curiosa di sapere cosa ne pensi. Scrivimelo qua sotto nei commenti, vota il tuo preferito. Vota outfit 1 o outfit 2. Ti ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!